Allora, Bramante era già famoso ai tempi suoi e diventò ancora più celebre dopo la morte per diverse ragioni. La sua personalità, per il tempietto, manifesto di un'architettura all'antica rinnovata, per un nuovo tipo di facciata di palazzo, perché fu il primo architetto a applicare in modo sistematico un sistema di ordini basato su Vitruvio e i monumenti stessi. Fu anche fondatore dell'architettura nuova del Cinquecento, sia in senso generale, sia in modo specifico perché ha iniziato la costruzione della nuova Basilica di San Pietro, che benché ancora incompiuta, vincolava non solo il futuro dell'edificio stesso, ma possiamo dire quello di tutta l'architettura del secolo a venire. Le interpretazioni del Bramante romano sono state condizionate da sé a sempre dalle idee e parole dei suoi autorevoli interpreti, Raffaello, Serlio, Vasari, Palladio, vediamo a destra il disegno del tempietto di Palladio. Questi architetti scrittori ci hanno offerto le immagini di un genio che ha rifondato l'architettura imitando le opere antiche, come Vasari scrive, con invenzioni nuove. Le ricerche di Gaimola e dei suoi seguaci hanno invece aperti altre linee di indagini e interpretazioni, come abbiamo sentito ieri con le introduzioni, portando l'attenzione sui disegni e sui metodi progettuali di Bramante e dei suoi collaboratori, un cantiere proficuo questo, rimasto aperto fino al giorno di oggi. In parallelo, le ricerche archivistiche hanno chiarito molti aspetti delle attività di Bramante. Queste due linee di ricerca sul disegno e progetto da una parte e su documenti e contesto dall'altro sono sfociati nella grande sintesi interpretativa di Arnaldo Bruschi, ancora attuale nonostante qualche emendamento che va introdotto, come abbiamo sentito da Paolo Fiori ieri. Grande sintesi presentata nella sua monografia del 69 e nei suoi contributi altrettanto importanti successivi. Oggi, per indicare solo un tema, possiamo ancora cercare di chiarire aspetti dei cantieri bramanteschi, come quelli del cortile del Belvedere o di San Pietro stesso, in modo di capire meglio le sue tecniche e invenzioni strutturali e le fasi della costruzione. Oggi invece vorrei concentrarmi sul fondo culturale e di mentalità dell'epoca e del contesto di Bramante, che a Roma in una quindicina di anni contribuì alla definizione e alla autodefinizione della figura di un architetto straordinario. Non presenterò nuove scoperte o interpretazioni, la mia è piuttosto una ricerca del conosciuto, dell'ovvio, un tentativo di dare il giusto peso a quello che già sappiamo. Tenterò una lettura sintetica di un momento storico, di una cultura e delle mentalità che condizionavano i due grandi protagonisti, Giulio II e Bramante, e che furono anche da loro condizionati queste mentalità. Bisogna cominciare ad esaminare l'assetto del potere nell'Italia centrale, direttamente controllati dai papi, ma anche in Toscana, Romagna e Marche. Queste ultime due regioni, instabili, in preda alle ambizioni o incompetenze dei papi e dei loro parenti e aderenti. Una zona di piccoli stati con principi, spesso poco legittimi, che erano almeno sulla carta,
feudatari del pontefice. Faccio vedere qui Ludovico il Moro, Alessandro VI, grandi protagonisti ovviamente di questo periodo. Qui c'è la pianta di Imola, famosa pianta di Leonardo da Vinci, socio, partner a Milano come ingegneri ducali di Bramanti, ma ricordiamo anche che lavorò per Cesare Borgia. L'Italia, da Genova fino ai confini con il Regno, fu nella morsa delle potenze forti, prima la Francia, poi la Spagna, che miravano al controllo della Lombardia da una parte e del Regno di Napoli dall'altra, ponendo grossi problemi di come schierarsi perfino a stati importanti come Firenze e il Pontificato. Dall'invasione francese del 94 in poi, Alessandro VI cercò di cavalcare la crisi che investiva la penisola. Nel 99 sfruttò la seconda invasione francese attraverso le azioni di Cesare Borgia, che riuscì a conquistare un ampio stato personale nella Romagna, dove prima comandavano dei feudatari del papato. Come sappiamo, le ambizioni del Valentino andavano oltre i territori già conquistati. Solo la morte del Papa il 18 agosto 1503 e poi le elezioni di Giuliano della Rovere il 1 novembre portarono alla sua caduta. Per Machiavelli la storia del Valentino fu non solo un percorso drammatico, perfino tragico, ma una rivelazione della possibilità di cambiare totalmente l'assetto delle cose, con abilità, determinazione e spregiudicatezza, anche rispetto alle norme morali. Per Machiavelli l'esempio di Cesare Borgia fu collegato anche ad una lezione: bisogna essere in grado di prevedere e superare ogni mossa della fortuna, cosa che alla fine il Valentino non seppe fare. Le novità e pericoli degli anni dal 94 in poi, che comprendevano anche l'espulsione dei medici da Firenze, spingevano molti, e non solo Machiavelli, a riflettere sulla politica e sulle possibilità di impadronirsi di stati e istituzioni per vantaggio personale. Questo è il mondo in cui Bramanti viveva e poteva osservare da vicino, data la sua posizione alla corte di Ludovico il Moro e più tardi il suo contatto con grandi personaggi a Roma e poi con Giulio II stesso. I sconvolgimenti di questi anni avevano i loro vincitori e vinti. E tra i vincitori emergevano Giulio II e la sua famiglia e dal 12 in poi i Medici. E faccio vedere lo stemma di Leone X, un bel disegno di Baldassare Peruzzi. Eventi come quelli degli anni tra il 1499 e il 1503, seguiti dalla formazione della Lega di Cambrai, dall'invasione della terraferma veneziana e dall'intervento diretto del Papa sulla scacchiera italiana e europea, non incisero solo sulle idee e emozioni dei grandi protagonisti, ma anche su quelli di osservatori intelligenti e ben informati, come Machiavelli, Piero Di Marco, Parenti, Luigi da Porto e altri, e possiamo congetturare pure Bramanti. La personalità, determinazione, tempestività nelle azioni di Giulio II furono forgiati nella lotta e nel pericolo. Il Papa dimostrava le sue qualità di combattenti anche come committenti. L'architettura da secoli è stato strettamente collegato con la politica, e Machiavelli nel Principe adopera parole che appartengono alla costruzione e all'architettura, edificare è quello che accoglie ovviamente più frequentemente quando parla delle creazioni
di nuovi assetti politici. Nello stesso modo, Giulio II e Bramanti facevano architettura con quella determinazione con la quale, all'epoca, si lanciava un disegno o progetto per ottenere novità politiche o per saldare un'alleanza o attivare una strategia militare, cioè con audacia, spregiudicatezza, tempestività. Giulio II, come ho detto, faceva fare architettura come pianificava la guerra. La sua tenerezza verso l'antica Basilica di San Pietro non fu più grande di quello che sentiva verso Venezia. Bramanti agiva nello stesso modo. Papa e architetto non avevano in comune solo una passione per Dante, autore che a Bologna Bramanti leggeva e commentava in presenza del Papa, ma l'approccio audace e veloce che avrebbero ammirato l'uno nell'altro, così rafforzando un tratto personale marcato in ambedue. Vorrei ora parlare della personalità di Bramanti. Commedie, autodenigrazioni da una parte, self-fashioning, creazione poi di un'immagine eroica. Bramanti era visto e probabilmente si vedeva come una persona fuori dal comune, dotato da una forza di immaginazione e una capacità di realizzazione eccezionale, un antico eroe piombato tra i moderni. È così che Bramanti appare sulla sua medaglia, a lungo attribuito a Caradosso, ma come Luke Sison e altri hanno suggerito, fu molto più probabilmente progettato, almeno a livello del disegno, da Bramanti stesso. Un parallelo è offerto infatti dal Cristo di Colonna di Bramanti, ora a Brera, facciamo un paragone tra le spalle nudi. Bramanti si rappresenta come raffigurato in un busto antico più che in una moneta ellenistica o imperiale. Nelle monete in genere le spalle larghe tendono di essere coperti dal drappeggio. L'unico autoritratto simile alla sua è quello del pittore e medagliista veneziano Zwan Boldu del 1458, che forse costituiva un modello per l'architetto. La medaglia, sicuramente approvata e forse anche pagata dal Papa, è importante in quanto collega l'architettura stessa, l'architetto e la sua principale opera. La raffigurazione allegorica dell'architettura, con maiuscolo, costituisce a quanto pare un primato. La personificazione medievale della geometria, come è noto, fu facilmente trasformata, senza abbandonare strumenti e le sesti, in architettura. Personificazione poi spesso evocato dalla metà del Cinquecento in poi. Dietro l'architettura appare nella distanza la chiesa di San Pietro in una versione semplificata delle immagini che vediamo anche sulla famosa medaglia di Giulio II. Che Bramanti si divertisse a rappresentarsi teatralmente come innamorato petrarchesco o come personaggio di commedia antica, possiamo capirlo dai suoi sonetti, come abbiamo sentito ieri da Lucia Bertolini. Parla della sua povertà, nonostante le paghe alte nominalmente e non di fatto della corte ingannatrici, precisando ogni imbarazzante dettaglio come il disastroso stato delle sue calze, dove i buchi assomigliano, tocco da architetto, alle occhi delle finestre del Duomo, di Milano forse, e dove un suo ginocchio appare sul balcone, dove c'è un foro nei calzoni.
accenna anche in un famoso sonetto alla velocità del suo pensiero, che muta come cambiamento il tempo in senso meteorologico, come il tempo si muta in un momento, si muta il mio pensiero, che lì è sequaccio, un passo messo in rilievo da Bruschi. Il carattere mutevole, creativo, anche scherzoso o dissacrante del pensiero bramantesco, pronto a fare associazioni mossi inaspettati, si vede ovunque nei sonetti. Il suo pensiero si trasforma, immagini si sovrappone a immagini, lasciando il lettore stupito, smarrito, incantato dalle frasi cesellate dal poeta, ma costretto a rileggere tutto per trovare filo e significato, l'intenzione nel sonetto 25, che ha da fare in fondo, sembra, con i dadi di gioco. Usciranno fuori dalle tombe oscure ossa di morti alla novella festa, figli di quei che con lor lanzi in resta volta la terra con lor spalli duri, e via dicendo. Tradotto in proposte architettoniche, questo atteggiamento produce l'idea, estrema al punto del sacrilegio, come le mosse poetiche, di cambiare l'ornamento della chiesa di San Pietro. Un scherzo però molto audace, la proposta di attaccare una grande villa imperiale romana, cioè il cortile del Belvedere, ai palazzi vaticani, una proposta accettata invece dal Papa. Vasari parla del modo in cui Bramante imita gli antichi con invenzioni nuove. E spesso queste invenzioni e capacità di associare o sovrapporli idee da provenienze diverse, antichi e moderni, la Basilica di Masenzio con il Pantheon. La velocità del pensiero architettonico di Bramante è anche registrata sulla carta. Lo vediamo nei rapidissimi schizzi di Uffizi Architettura 20, dove un'idea per la nuova basilica succede all'altra senza pausa, accompagnato da rapidi visualizzazioni di spazi interni. Sia la medaglia del Bramante, concepito probabilmente non solo come autocelebrazione nel presente, ma per essere una memoria in tempi lontani, sia il tono scherzoso e satirico dei sonetti, o quello semiserio del doppio ritratto, se è doppio ritratto di Leonardo e Bramante, di Eraclito e Democrito, rivelano l'interesse di Bramante per l'autorappresentazione, o piuttosto per la creazione di un sé teatrale, un recitante, centro di attenzioni, ma mutevole secondo tempo e circostanze. Questo personaggio mutevole si allaccia a figure della commedia antica, a Democrito che ride, a ritratti di imperatori e intellettuali antichi, come nella medaglia. E probabilmente anche ai quasi mitici architetti antichi e moderni, innanzitutto Dinocrati e Brunelleschi. Dinocrati è il modo audace con cui si presentò a Alessandro, seminudo, travestito da Ercole, con il progetto di trasformare il Monte Athos in un'enorme statua di Alessandro, che in mano tiene una vera città, fu conosciutissimo attraverso il testo di Vitruvio. Francesco Di Giorgio fa riferimento a Dinocrati nella sua dedica a Federico da Montefeltro del libro di disegni di macchine e fortificazioni, ora a Londra, e studiato da Paolo Fiori. Francesco Di Giorgio disegna Dinocrati, vediamo a destra, nel suo trattato. Mettendo insieme questa conferenza mi è entrata in testa anche un'idea, cioè che il sigillo, forse antico,
con testa di Ercole, con quale ha sigillato le sue lettere, Francesco di Giorgio, è anche un riferimento a queste immagini di sé, come il nuovo Dinocrate. Anche Machiavelli, notiamo nei discorsi, fa riferimento al passo di Vitruvio, ma solo da studioso della politica, per citare la saggezza di Alessandro, che invece di questo folle progetto preferì fondare la città di Alessandria. I contemporanei già ci offrono la loro visione o opinioni su Bramanti, i committenti scegliendolo come architetto, Raffaello inserendo il suo ritratto nella scuola di Atene. La più significativa valutazione del carattere eccezionale di Bramanti è ovviamente quello di Giulio II, che l'ha voluto come architetto della nuova basilica, del rinnovamento dei palazzi vaticani e di altri progetti urbani e architettonici di grande portata. Data la lunga esperienza della committenza e dell'architettura e una conoscenza estesa dell'Italia, la scelta di Bramanti da parte del pontefice è significativo, come il fatto di portare con sé l'architetto quando va a Bologna. Vasari dimostra ancora una volta un giudizio storico incisivo quando, valutando il contributo di Bramanti, aggiunge: ma non fu manco necessario al secolo nostro il creare Giulio II, pontefice animoso e nel lasciar memorie di sé curiosissimo, perché, stante questa sua ardentissima voglia, giovò ben molto alla virtù sua il trovare, cioè di Bramanti, il trovare un principe, il che agli ingegni grandi avviene a rari volti. E già, come abbiamo sentito ieri, Andrea Guarna nel 17, nella sua divertente opera satirica Simia, stampato a Milano nel 17, scritto nella tradizione di Luciano e del Momus dell'Alberti, presenta un Bramanti scherzoso e sovrumano nella sua sfacciata capacità di demolire e ricostruire, talento che è pronto ad offrire a San Pietro, come Manuela Moresi ci ha fatto vedere e leggere, proponendo la ricostruzione del paradiso e un accesso più facile mediante una rampa a spirali, ossia una versione ingrandita della scala a chiocciola del Belvedere. Vorrei ora passare alla questione della terribilità, del senso storico di Bramanti e la progettazione. Nell'edizione del 50 delle Viti è di nuovo Vasari che coglie quella forza creativa che caratterizza le opere architettoniche del Bramanti e che definisce terribili. Vasari applica questo termine a più opere artisti. La parola come aggettivo o nella forma terribilità occorre ben 47 volte nell'edizione del 50, applicata 12 volte a Michelangelo, mentre è associato 3 volte con Bramanti. Scrivi: era tanto terribile l'ingegno di questo meraviglioso artefice che egli rifece un disegno grandissimo per restaurare e dirizzare il palazzo del Papa. E così risolute il Papa di dar principio alla grandissima e terribilissima fabbrica di San Pietro, ne fece rovinare la metà, eccetera. Poi, perfino applica la parola ai dettagli di Bramanti. Si vede nei suoi capitelli, che sono a foglie di olivo di dentro, e in tutta l'opera di San Pietro, storica di fuori, stranamente bellissima, di quanta terribilità fosse l'animo di Bramanti. Ho parlato finora
della personalità di Bramante e delle mentalità del tempo, profondamente coloriti dagli sconvolgimenti politici recenti, compreso il volo d'Icaro del Valentino, e dall'idea che fosse possibile con determinazione e ingegno cambiare qualsiasi assetto politico o culturale, come anche vincere o perdere tutto. C'era anche la diffusa coscienza del fatto che il mondo stesso, nel giro di pochi decenni, si era trasformato dalla conquista di Costantinopoli e dalle invasioni francesi d'Italia, dalle scoperte di Colombo e dalle nuove artiglierie e la diffusione della stampa. E come simboli di questo metto una famosa incisione di Dürer di 18 e la medaglia del sultano Mehmed II. In questo contesto la terribilità, la capacità di impressionare gli osservatori diventa per un architetto o artista pari alla virtù di un principe agli occhi di Machiavelli. Altre idee e atteggiamenti del periodo sono pertinenti al carattere degli architettori bramanteschi. Il suo senso della storia, il suo rapporto con il passato e la volontà da parte di Giulio II di presentarsi come eredi degli imperatori. Dobbiamo tener conto di altri fattori, più specificamente architettonici, come l'evoluzione di modi di disegnare che stimolavano le invenzioni, conquistavano consensi e offrivano sicuri guidi per le maestranze. Possiamo ora esaminare alcuni di questi fattori. Bramante, come dopo di lui Raffaello e Palladio, partiva dalla constatazione che gli antichi fossero capaci di realizzazioni architettoniche molto superiori a quelle dei moderni. Bramante aveva già affrontato nelle incisioni previdali, come i pittori rinascimentali che avevano fatto rappresentazioni dell'adorazione, il tema della rovina dell'architettura antica. L'interpretazione della scena rappresentata rimane incerta, nonostante le molte proposte in merito. A prescindere dalle intenzioni o non intenzioni di Bramante, l'opera accenna a due epoche, come sappiamo, pagana e cristiana, attraverso le rovine della magnifica struttura a pianta centrale, precursore del progetto per San Pietro, mettendo in vista due segni opposti, la croce sopra la colonna e il colosso in gran parte nascosto nell'abside. Faccio vedere l'adorazione di Verrocchio, famoso a destra. La statua colossale fa pensare al colosso ritrovato nella Basilica di Masenzio nel 86, e forse c'era qualche notizia di questo prima. Io accelererò perché mi ha passato un gentilissimo nota Francesco, e dettagli, si vede il colosso, si vedono le persone che non sembrano di partecipare in un grande avvenimento storico o religioso, chiacchierano e sembrano veramente come turisti contemporanei, non sono figure antiche, solo il religioso che prega davanti la croce. Teniamo conto delle miri imperiali di Giulio II, l'immagine degli imperatori, l'imperatore romano che lui vuol fare uno con l'immagine di se stesso e del pontificato, l'iscrizione famosa davanti alla vecchia zecca di Roma, dove scrive pro maiestati imperi ornavit, e poi rispetto a Bramante
un aspetto molto importante di cui tener conto è il progettare alla grande, che emerge soprattutto a Milano alla metà del Cinquecento, nella seconda metà, del Quattrocento. Prima con le proposte di Filaretti sulla carta, con la realtà dell'ospedale Maggiore e poi con tanti progetti. Vigevano il Duomo di Pavia, la ricostruzione del monastero di Sant'Ambrogio, dove era coinvolto in prima persona Bramante. Progettare alla grande richiedeva un nuovo tipo di approccio. È un approccio che parte da una visione unitaria e che è capace di mantenere l'unità fino ai dettagli di un grande progetto. Capace anche di Bramante di controllare i dettagli in modo che vanno bene con il carattere dell'insieme, enormi mutoli che sporgono nella trabiazione del Belvedere, e poi un dorico molto più raffinato nel elegante tempietto. Ricordiamo come scrive Francesco Di Giorgio che è impossibile rappresentare interno e esterno di un edificio in un solo disegno, in un unico disegno. Per Bramante questo era una necessità progettuale e di comunicazioni, come vediamo nell'Uffizi Architettura 20. E chi inventa questo modo di disegnare è Leonardo da Vinci. Leonardo che supera quel schema teorico di Alberti, idea, disegno, modello, esecuzione, in quanto il momento di invenzione e il momento di registrazione dell'idea nel disegno non sono nettamente separati. L'idea cresce e si trasforma mentre l'architetto disegna. Nei suoi schizzi di chiese, interno, esterno, planimetria, sono tutti registrati. E notiamo come si esprime anche Bramante con la prospettiva nella medaglia, perché anche quello, penso, è disegnato, inventato da Bramante, in modo che questo complicato composizione diventa chiaro, come non sarebbe possibile, scusate la cattiva qualità della medaglia a sinistra, con un alzato frontale come nella medaglia per il Palazzo dei Tribunali. Guardiamo, e siamo quasi alla fine, un altro esempio, direi, di una rappresentazione prospettica da parte di Bramante di un edificio enorme, complicatissimo, il Cortili del Belvedere. Scegli un volo d'uccello. Anche oggi rappresentare con la fotografia aerea non è facile. Il volo d'uccello permetteva di farlo. Una piccola digressione sulle medaglie: ci sono le dimensioni altezza e lunghezza messo fieramente, come sull'iscrizione della colonna Traiana o come il taglio della roccia per la via Appia a Terracina, e a sinistra, guardando bene, si vede l'altezza. Questo è un modo di rappresentare di Leonardo, forse un modo sviluppato insieme a Milano da Leonardo e da Bramante, utilizzato anche da Baldassare Peruzzi più tardi. E vediamo qua la potenza di questo strumento della visualizzazione interno e esterno insieme, ma anche il volo d'uccello, che è capace
che è capace di trasmettere l'idea, ma anche di plasmare un'idea per un progetto complesso e enorme. Allora, le mie conclusioni, mettendo insieme le nostre valutazioni su Bramanti, che si concentrano sulle innovazioni bramantesche nel campo dello stile, lessico e progettazione, con quello di Vassari e dei suoi contemporanei, possiamo tentare una valutazione più completa della personalità dell'arte e dell'impatto di questo architetto terribile. Possiamo comprendere quindi meglio Bramanti, esaminando il momento storico in cui fu l'architetto del Papa e dove Papa e architetto insieme, nonostante l'età, hanno agito spingendo avanti progetti e cantieri terribili. Ambedue erano spronati dall'esempio degli antichi e per quanto riguarda Bramanti fu anche guidato dal Trattato di Alberti, le tipologie albertiane che mescola e confonde l'uno con l'altro e poi dall'esempio di Leonardo che conoscevo bene, il grande protagonista cioè del disegno come motori di conoscenza e di invenzioni. Grazie. Grazie Howard. Federico Bellini. Federico Bellini è professore di storia dell'architettura all'Università di Ascoli Piceno, sede di Camerino. Si occupa molto di cupole, è notissimo per il volume del 2004 sulle cupole di Borromini e per una monumentale sintesi delle vicende della cupola di San Pietro pubblicata nel 2011. Il titolo di Federico Bellini è per l'appunto La definizione dell'organismo cupolato moderno.